Teatro Gobetti, 14-19 maggio 2024. Repliche accessibili. Fine pena ora. Di Elvio Fassone. Adattamento e regia Simone Schinocca. Al Teatro Gobetti va in scena lo spettacolo Fine pena ora, diretto da Simone Schinocca. Le repliche dal 14 al 19 maggio saranno accessibili tramite sopratitolazioni in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audiointroduzione, audiodescrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di 1 ora e 20 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. Fine pena ora è un adattamento dell'omonimo libro di Elvio Fassone, basato su vicende reali. Lo spettacolo racconta la corrispondenza lunga oltre 30 anni tra un ergastolano e il suo giudice. Nel 1985, in un'aula bunker a Torino, si svolge un maxi processo alla mafia catanese che dura quasi 2 anni. Tra i condannati all'ergastolo c'è Salvatore, un pluriomicida. Il giorno dopo la sentenza, il magistrato gli scrive e gli manda un libro. Da allora, lo scambio epistolare scandisce la vita del detenuto e lo accompagna nei traguardi e nei momenti di difficoltà. Lo studio, il lavoro, il rapporto con la sua ragazza, ma anche l'esperienza del carcere duro in regime 41 bis, i trasferimenti e le maglie della burocrazia, che trasformano lo sconforto in disperazione. Lo spettacolo è la storia intensa e toccante di due vite completamente diverse e all'apparenza inconciliabili, che, lettera dopo lettera, trovano un punto di incontro. È anche una riflessione sul senso del carcere a vita e sul valore riabilitativo della pena. Scene e costumi. In scena, la cella di Salvatore è rappresentata da corde che pendono dal soffitto fino a terra. Le corde sono allineate come sbarre di una gabbia e disposte sul fronte e ai due lati. Hanno dei nodi e alcune vengono sbrogliate durante lo spettacolo dai personaggi che le fanno cadere a terra. Al centro della scena c'è una piccola cassapanca, a destra e a sinistra, fuori dalla gabbia, due sgabelli bassi. I due attori e l'attrice si muovono all'interno e all'esterno della cella. Il magistrato indossa una toga classica nera, il detenuto pantaloni azzurri di una tuta e t-shirt blu. La sua ragazza abiti quotidiani e poi un vestito da sposa bianco. Quando interpreta i funzionari del carcere, l'attrice ha una felpa nera con il cappuccio tirato sul capo. Autore e regista. Elvio Fassone è stato magistrato, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e senatore della Repubblica. È autore di numerose pubblicazioni in materia penitenziaria e su temi politico-istituzionali. Fine pena ora è stato pubblicato nel 2015. Simone Schinocca è regista, assistente sociale e fondatore della compagnia Tedacà di Torino. Ha realizzato l'adattamento teatrale di Fine pena ora intrecciando il testo del libro con lunghe interviste realizzate in prima persona al giudice Fassone. Info, prenotazioni e biglietti. Per maggiori informazioni scrivici ad accessibilità@teatrostabiletorino.it o chiamaci allo 011 5169 460. Prenota in anticipo i biglietti, specificando eventuali necessità, all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011 5169 555.
le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Gobetti, via Rossini 8, Torino. Orari spettacoli, martedì, giovedì e sabato, ore 19:30. Mercoledì e venerdì, ore 20:45. Domenica, ore 16:00.